È acceso. Per esempio Renato, vice segretario regionale dei medici di famiglia, che vorrebbe fare ovviamente una donna. Possiamo iniziare. Direi che possiamo iniziare. Buonasera a tutti, scusate il ritardo. Ora iniziamo, direi di accogliere e salutare con un applauso il Ministro per la Salute, Renato Balduzzi, che ha accolto l'invito della festa ed è qui presente questa sera. Parleremo ovviamente di tutti i temi che riguardano la sanità, soprattutto in relazione al decreto di cui tutti avete letto sui giornali negli ultimi giorni, quindi denso di temi e anche di vogliamo contrapposizioni e critiche, perché comunque c'è stata una certa reazione da parte del mondo, delle associazioni, delle categorie, e non mancheremo di sottolinearlo questa sera. Io direi di partire. Alla sinistra abbiamo Amedeo Bianco, che è il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Applauso. Donata Canta, che è la segretaria della Camera del Lavoro di Torino. E Nino Boeti, consigliere regionale del PD, a cui darei la parola per, diciamo, una, funziona così, una relazione introduttiva, che saranno tre interventi abbastanza veloci, perché poi il ministro, so che a una certa ora ci deve lasciare, e poi il ministro Balduzzi risponderà alle questioni che verranno poste questa sera. Iniziamo con Nino Boeti, prego. Buonasera a tutti. Parlo per primo non per mancanza di correttezza nei confronti degli ospiti del Partito Democratico, ma per, in quanto padrone di casa, in quanto consigliere regionale, desidero rivolgere un ringraziamento da parte del Partito Democratico, della segretaria Paola Bragantini, di quanti hanno organizzato la festa, al ministro Balduzzi, che dimostra sempre una grande disponibilità a venire a confrontarsi con noi. Devo dire, l'altra sera c'è stato su questo stesso palco il ministro Profumo, è stata una bella serata di confronto, di discussione, a dimostrazione del fatto che i ministri di questo governo hanno voglia di confronto, voglia di dialogo, desiderio di parlare non solo con i partiti ma anche con i cittadini e con le categorie. Il ministro non ha tanto tempo, per cui io accorcerò un po' l'intervento che avevo programmato. Andrea mi aveva chiesto di legare i due provvedimenti che il ministro ha portato a termine, l'ultimo decreto e il primo, soprattutto il primo, per le questioni economiche che porta con sé, e legare questo alle questioni che riguardano naturalmente la nostra regione per il lavoro che svolgiamo in questo momento di opposizione al governo di centrodestra. C'è qui presente Stefano Lepri, consigliere regionale che si occupa soprattutto delle questioni sociali, ma che segue assieme a me e a tutti quelli che si occupano di questo per il Partito Democratico, vedo Lucia Centillo, le questioni che riguardano questo problema, capitolo così importante che è quello della salute. Comincio rapidamente con l'ultimo provvedimento, un provvedimento che ha avuto abbastanza il consenso delle categorie, io credo anche del Partito Democratico, signor Ministro, un provvedimento che ha un capitolo di grande importanza che riguarda i medici di famiglia, che 24 ore al giorno dovrebbero svolgere la loro attività al servizio dei cittadini. L'obiettivo è quello naturalmente di non intasare più i pronti soccorso, ma rivolgersi al proprio medico, agli altri medici di famiglia per i bisogni che possono riguardare i bisogni di salute dei cittadini ogni giorno, evitando di andare in pronto soccorso. È un provvedimento sul quale siamo d'accordo. Nella passata legislatura il governo regionale ha già lavorato ai gruppi di cure primarie, avevamo iniziato una sperimentazione con 160 medici di famiglia che, a dire il vero, il governo regionale, appena insediato, l'assessore Ferrero, ha bocciato. Vedo qui il dottor Bernabé, che è titolare a Pianezza di uno di questi straordinari gruppi di cure primarie, in cui ci sono 9.000 pazienti che fanno riferimento, ma ce n'è a Pino Torinese, forse è stato uno dei precursori, ce n'è a Rivalta, insomma questa regione ha già lavorato in tal senso, quindi la decisione e il provvedimento del ministro trovano in Piemonte un terreno fertile. Poi dottor Bernabé, che è signor ministro, il fratello di Bernabé è quello della televisione, ma lui è più bravo del fratello, ha pensato di inviarti il documento che hanno preparato come sperimentazione di gruppo di cure primarie. Quindi
siamo d'accordo con questo provvedimento, così come ci sono altri provvedimenti in questo decreto che ci convincono. Avremmo voluto che il ministro fosse più incisivo nelle questioni che riguardano le slot machine e il gioco d'azzardo, poi mi rendo conto che la politica è mediazione, bisogna tener conto del parere di tutti. Un grande problema per il paese, 90 miliardi spesi nel gioco da parte degli italiani e 8 miliardi spesi nel gioco da parte dei piemontesi. Vuol dire che noi spendiamo 8 miliardi di euro, perché questo è il costo del sistema sanitario regionale per curare i piemontesi, e poi i piemontesi ne spendono esattamente altrettanti per giocare. Questa è una situazione insostenibile, forse un provvedimento più incisivo non sarebbe stato male. In Piemonte ci sono 35.000 piemontesi che sono affetti da gioco patologico, cioè per il quale il gioco non è un divertimento ma un'ossessione che porta spesso al fallimento delle famiglie. Sulle nomine dei direttori generali siamo d'accordo, anche qui però se il presidente della regione a nominarli o il direttore generale, alla fine comunque è la politica che prevale. Siamo d'accordo con il divieto di fumo fino ai 18 anni, ma soprattutto con le multe incisive che ci sono dietro. E io ho qualche perplessità, lo dico signor Ministro, rispetto alla questione che riguarda il certificato per svolgere l'attività sportiva. Un conto è l'attività agonistica che richiede un certificato fatto da un medico di medicina dello sport, un conto è l'attività ludico-ricreativa, cioè l'anziano che fa la ginnastica in palestra con l'UISP. Se deve avere un certificato lo deve pagare, oggi lo paga il medico di famiglia, se il certificato invece è un certificato più incisivo aumenta il costo. Ci sono regioni che hanno eliminato il certificato di sana e robusta costituzione, anche noi l'avevamo fatto nella passata legislatura, perché si tratta poi di un pro forma, il medico lo firma spesso senza sapere come stanno le cose nel momento in cui firma il certificato. Insomma, un provvedimento che ci trova d'accordo e che speriamo possa avere un iter in Parlamento prima della fine della legislatura. Il secondo capitolo riguarda quello che secondo me è più importante, la revisione della spesa, il provvedimento della spending review. Anche qui ci sono delle cose che ci trovano d'accordo, la riduzione del 5% sulla fornitura di beni e servizi, un modo per recuperare risorse dalle imprese, lo sconto alle case farmaceutiche. Si tratta del 2,5 nel 2012, 4,5 nel 2013, 13,1 nel 2015. Qui però faccio, come dire, un rilievo. La ricerca farmaceutica in Italia è finanziata praticamente dalle imprese, come il Ministro sa, per il 90%. Ci lavorano quasi 70.000 persone. Ogni anno le aziende farmaceutiche fanno 2,4 miliardi di investimenti per 25 miliardi di produzione e le imprese pagano 1,5 miliardi di tasse. Insomma, l'industria farmaceutica è anche ricerca e innovazione, occorre fare attenzione per non deprimere un settore importante, uno dei pochi rimasti. Se io penso ai farmaci biologici, ai farmaci nuovi, che Amedeo conosce perfettamente perché facciamo lo stesso mestiere, che servono a curare oggi l'artrite reumatoide piuttosto che altre malattie autoimmuni, nell'arco di qualche anno fatturano 100 miliardi di euro, quindi un settore che non va depresso e che invece ha bisogno di stimolo. Siamo d'accordo sulla riduzione dei per il privato, anche se in Piemonte il 6% è attività privata, in Lombardia è il 30%, quindi non c'è una grande presenza ed è spesso un privato, diciamo, complementare all'attività che svolge il pubblico. Ma, dico la cosa più importante, la preoccupazione maggiore che abbiamo riguarda i tagli che quel provvedimento ha portato con sé. Si tratta di 6 miliardi e 800 milioni di euro entro il 2015, che aggiunti ai tagli di Tremonti fanno qualcosa come 14 miliardi di euro. Allora, la domanda che io faccio al Ministro è questa: se il taglio è sul tendenziale, noi sappiamo che in Europa l'inflazione, diciamo, rispetto al comparto sanitario è del 4%, cioè l'aumento dei costi. In Italia lo scorso anno è stato del 2%. Cioè, se la riduzione è che noi non teniamo conto dell'inflazione, cioè se stabilizziamo la spesa al 2010 e al 2011, lo diciamo spesso con Stefano Lepri, allora il sistema sanitario piemontese e quello italiano ce la può fare.
ovviamente con manovre di recupero di risorse, ma se passiamo da 108 miliardi di euro, come adesso il costo del sistema sanitario, a 7 miliardi in meno piuttosto che a 14 in meno, noi dobbiamo dire con onestà che il sistema sanitario che abbiamo conosciuto fino a questo momento gli italiani non potranno più permetterselo. Io credo che questo non sia corretto e soprattutto che questo non sia giusto. Ci sarà un taglio di posti letto, ci sarà un taglio di primariati, anche su questo dico una sola parola. Il primario, soprattutto in chirurgia, è quello che si assume la responsabilità dell'intervento più complesso, è quello che si assume la responsabilità dell'organizzazione, è quello che ha la responsabilità di coordinare il servizio e parlare anche con le famiglie. Io con un po' di sofferenza, soprattutto il nostro presidente, ascolto parole che dicono basta con i primari che sono stati nominati dalla politica e che non erano capaci, ma noi in Piemonte abbiamo primari di qualità, chirurghi e medici eccellenti che con grande dedizione e grande disponibilità seguono i pazienti e i loro reparti. Anche qui bisogna fare attenzione a non deprimere troppo anche la speranza di carriera dei medici ospedalieri. Per quanto riguarda i posti letto faccio una riflessione, io credo che si possano diminuire i posti letto per gli acuti. Quando ho cominciato a operare menischi venivano ricoverati 7 giorni, oggi vanno via alle 3 del pomeriggio, quindi non è più necessario avere tanti posti letto per gli acuti, ma i posti letto per le post-acuzie sono indispensabili. Noi abbiamo pazienti e anziani che aspettano 3 o 4 giorni in pronto soccorso per avere un posto letto, non tanto perché mancano i posti letto per acuti, ma perché non si riesce nella post-acuzia e nella deospedalizzazione protetta a mandare i pazienti in altri posti. Se chiudiamo i posti letti per acute e contemporaneamente chiudiamo anche i posti per la post-acuzie in pronto soccorso, i cittadini dovranno continuare necessariamente ad aspettare 4 giorni, e questa è una cosa che si verifica in Piemonte ma che si verifica in tutta Italia, vergognosa per un sistema sanitario di qualità come vuole essere quello italiano. Faccio ancora una riflessione sui costi. Come tutti sanno spendiamo il 7% per soddisfare i bisogni di salute degli italiani, mentre la media europea è del 9%. Spendiamo $2.964 a cittadino, mentre la media OCSE è di $3.270. Allora, dato che anche questi ragionamenti li sentiamo, bisognerà che qualcuno spieghi ai nostri parlamentari, a chi si occupa di queste cose, che il sistema sanitario italiano è un sistema di qualità, ma è anche un sistema fino a questo momento a basso costo e che quindi non può essere depresso ulteriormente, perché se è depresso ulteriormente i servizi non potranno più essere garantiti. Abbiamo un rapporto infermieri abitanti di 5,4 ogni 1000 abitanti, la media OCSE è dell'8,2, e non parlo naturalmente dei disabili, di questo grande capitolo. In Italia abbiamo 2.450.000 anziani disabili, di questi 450.000 sono disabili gravi e noi offriamo servizi solo all'1% di questa popolazione, ci supera anche la Repubblica Ceca al 6%, quindi anche questo è un settore nel quale noi non possiamo continuare a deprimere le risposte, perché non funziona e non è paragonabile a paesi civili come il nostro in Europa. Siamo in piano di rientro, come tutti sanno, e finisco con le riflessioni che riguardano la nostra regione. Siamo in piano di rientro perché nel 2004 l'ultimo governo Ghigo non ha coperto quasi 700 milioni di euro di debiti, siamo entrati in piano di debito nel 2007 e l'assessore Monferino è riuscito a risparmiare quest'anno 100 milioni di euro. Peraltro il tempo necessario per rientrare dal debito è di 3 anni in Italia, in Inghilterra invece hanno dato 10 anni di tempo alle aziende per poter rientrare, anche qui c'è il pericolo che poco tempo per poter recuperare i debiti ammazza appunto e quindi anche questo sinceramente è una cosa poco sostenibile. Il governo regionale ha non confermato, non sostituito 700 persone lo scorso anno che sono andate in pensione, ma soprattutto ha non confermato
700 lavoratori della sanità che avevano contratti a tempo determinato. Sono logopedisti, psicologi, fisioterapisti, persone secondo me indispensabili ad un sistema sanitario di qualità, perché noi non possiamo pensare che il sistema sanitario ci riduca solo più ai medici e agli infermieri delle sale operatorie e dei reparti di medicina. Quando ho detto all'ingegner Monferrino che avevano licenziato 700 persone con la mentalità forse un po', diciamo così, aziendalista, mi ha risposto: non è vero che li abbiamo licenziati, non gli abbiamo confermato il contratto. Dico: assessore, ma quale cavolo è la differenza fra queste due cose? Sono 700 persone che hanno perso il posto di lavoro. Quando chiude un'azienda di 700 persone, i sindaci vanno con la fascia, i rappresentanti sindacali si precipitano, ci sono le discussioni, dato che sono 700 persone singole, sono sparite nel nulla e probabilmente non hanno ancora ritrovato un posto di lavoro. Anche qui abbiamo risparmiato 100 milioni di euro complessivamente, ma a fronte di un sacrificio di personale, di qualità e di competenze. Dico un'ultima cosa e poi faccio una domanda e una riflessione finale al signor Ministro. Tra due anni ci sarà la libera circolazione dei pazienti in Europa. Vuol dire cioè che un torinese, se vuole, magari utilizzando l'alta velocità perché ha passione per questa linea, se vuole va a Lione a farsi mettere una protesi d'anca, come si faceva un po' di anni fa. Poi ad un certo punto noi l'abbiamo proibito, perché le protesi d'anca le facciamo a Torino e in Piemonte come e meglio dei francesi. Ma se la lista d'attesa per esempio delle protesi d'anca aumenterà, i francesi avranno il diritto e lo Stato sarà costretto a pagare la prestazione, andranno a Lione a farsi mettere la protesi d'anca. Dato che noi abbiamo già come paese un deficit rispetto alla Francia di 300 milioni di euro, cioè di cittadini che vanno a farsi operare all'estero, se il sistema sanitario non è un sistema sanitario di qualità, comincerà, come per altre questioni rispetto a cui faccio poi una riflessione, una migrazione sanitaria che non è compatibile anche qui con il sistema sanitario che vorremmo. La domanda che faccio al signor Ministro è questa. La città della salute di Torino è un progetto del quale ogni tanto i giornali si rioccupano e del quale ogni tanto noi perdiamo le tracce. La città della salute a Stoccolma è un investimento di 3 miliardi di euro, sono 3.500 appartamenti per gli studenti e per le loro famiglie, sono 400.000 metri quadrati di negozi, di attività commerciali, di alberghi e di ristoranti, è una metropolitana, prima hanno fatto la metropolitana e poi hanno cominciato la costruzione dell'ospedale, è un incubatore di imprese. La città della salute di Torino invece è la riorganizzazione, diciamo così, di CTO Sant'Anna, Regina Margherita e Molinette, ma non comincia nemmeno quella perché sembra non esserci le risorse disponibili. Io sono andato a vedere i dati rispetto all'edilizia sanitaria che il governo finanzierà, perché sono progetti che sono già stati evidentemente validati dal governo. Ci sono 203 milioni per la Toscana, 491 per la Lombardia, 207 per l'Emilia Romagna, 170 per il Veneto e non c'è segnata una lira per il Piemonte. Abbiamo letto la cosa curiosa dell'ingegner Monferrino che ha detto: prima ci tieni i soldi e poi presentiamo il progetto. Noi pensavamo che dovesse essere il contrario, che prima bisogna, e forse lo pensa anche il ministro, che prima bisogna presentare il progetto e poi si possono ricevere i finanziamenti, ma vorremmo sapere, come Partito Democratico, ma penso che vogliono saperlo buona parte dei torinesi che sono qui presenti, a che punto siamo, cioè una parola di chiarezza rispetto a questo grande progetto che dopo 2 anni e mezzo di proclami del nuovo governo regionale, secondo noi, fino a questo momento non ha mosso una foglia e non ha mosso un passo. L'altra riflessione riguarda quella sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo che riguarda il diritto alla diagnosi preimpianto per coppie di genitori che sono affetti da una malattia genetica. Io inviterei il governo a non fare ricorso, a tenere conto probabilmente che c'è un'Europa che è un po' più avanti di noi rispetto a queste questioni. La legge 40 è una legge contro le donne, che ha costretto migliaia di coppie italiane a migrare in Spagna per poter realizzare la speranza di avere un figlio. Il divieto della fecondazione eterologa credo sia una delle cose più barbare rispetto al desiderio di famiglia che questo paese abbia mai concepito. Prendiamola così com'è.
Non siamo riusciti a farcela, almeno evitiamo di fare ricorsi che ci farebbero, secondo me, uscire dal consesso civile. Finisco con una cosa un po' scherzosa. C'è qui Sante Baiardi che sicuramente farà qualche riflessione sulla prevenzione, su quanto contano gli stili di vita, su quanto conta il luogo nel quale viviamo. E lo faccio per chiudere un po' scherzosamente questa riflessione. È il lavoro dell'Università di Bristol che evidenziava i comportamenti che contribuivano alla salute. L'articolo 1 dice: non essere povero, e se ci riesci smetti, se non ci riesci cerca di essere povero per il minor tempo possibile. Non abitare vicino a una strada piena di traffico o una fabbrica che inquina, se ci abiti cerca di traslocare. Non fare un lavoro manuale mal retribuito, non abitare in una casa umida, cerca di andare in vacanza, cerca di non essere un genitore single, questo certamente è discutibile, ma insomma fa parte degli articoli, cerca di possedere un'automobile personale, cioè, e finisco, l'obiettivo di questo lavoro un po' curioso è quello di dire che il modo con il quale viviamo è indispensabile per potersi garantire, diciamo così, in salute. Finisco con la lettera che ho letto, ricevo una rivista americana di un chirurgo che si occupa di protesi di ceramica, che ha scritto recentemente: i pazienti che si rivolgono al nostro ospedale non sanno esattamente quanto durerà la protesi che gli mettiamo, ma conoscono e percepiscono immediatamente la gentilezza, la disponibilità e l'umanità con la quale li accogliamo. Ecco, io credo che il sistema sanitario italiano, per essere un sistema disponibile ed amico dei cittadini, debba avere a mente queste parole: competenza, professionalità ed umanità, non soltanto essere un calcolo ragionieristico. Grazie a tutti. Grazie a Nino Boetti. Ora passerei la parola ad Amedeo Bianco, al quale farei questa domanda. Abbiamo letto in questi giorni, per quanto riguarda i commenti alla riforma, soprattutto alla possibilità di tenere gli studi medici aperti 24 ore, un provvedimento che ha avuto consensi, molti, ma su cui tutti, a partire dalla sezione dei medici, dicono: siamo sicuri che abbiamo le risorse per mettere in pratica questo provvedimento? Io questo volevo chiedere, poi insomma un commento generale. Grazie, ma magari prima qualche considerazione più di carattere generale, nel senso che almeno a me pare che il provvedimento del ministro Balduzzi quantomeno non arrivi da Marte. Perché a volte ascoltare dei commenti, anche qualche levata di scudi istituzionale sul provvedimento, adesso non per aprire polemiche, ma francamente credo non facciano giustizia ad un percorso che questo provvedimento ha raccolto. Cosa voglio dire? Voglio dire, per esempio, che il provvedimento che riguarda la riorganizzazione delle cure primarie, una riorganizzazione operativa e funzionale delle cure primarie, era un provvedimento largamente atteso dalla stessa categoria professionale, oltre che ovviamente stare nelle cose, perché è evidente che se si riduce la rete ospedaliera in coerenza e in armonia con una condizione di questo genere, bisogna potenziare le cure primarie. Mi permetto di dire che il potenziamento delle cure primarie non è soltanto un provvedimento di risulta al venir meno di servizi ospedalieri. Il potenziamento delle cure primarie è anche un'idea diversa, nuova, innovativa di fare cura, di fare assistenza, di rispondere a bisogni anche diversi. La medicina d'iniziativa, per esempio, l'assistenza d'iniziativa, è tipicamente un momento innovativo delle cure primarie. Ha preoccupato molto le regioni, sento. Beh, insomma, però è un anno e mezzo, due anni che se ne parla. Dov'è questo pensiero delle regioni sulle cure primarie? Quando poi, per esempio, in Piemonte, come hai già detto, te l'hanno chiuso 8 mesi fa,
l'esperienza che aveva delle valenze positive. Cioè, voglio dire, certi profili, come dire, di polemiche mi sono sembrate francamente fuori contesto. Certo, credo che abbia bisogno di risorse, ma secondo me aveva bisogno questo disegno in questo momento di un segnale forte e autorevole, di qualcuno che fermasse in qualche modo l'impazzire di modelli, modellistiche, paure, timori, e mettesse in campo un progetto intorno al quale lavorare, intorno al quale poter provvedere a miglioramenti, credo anche un progetto intorno al quale reinvestire risorse e investire risorse. Credo che, diciamo così, questa ipersensibilità che abbiamo, che io ho registrato, diciamo così, a parte alcune ovviamente preoccupazioni di categorie, alcune delle quali giuste, il ministro le conosce perché me le sono fatto portavoce giorni fa. A parte questo, dicevo, voglio dire, anche il provvedimento sul governo clinico, chiamiamolo così, lo sapete che è 2 anni che si discute in Parlamento di questo? È 2 anni che c'è una legge ferma in Parlamento che vuole affrontare il delicato tema del rapporto tra politica, gestione e professione. Il ministro ha fatto una sintesi di un percorso che fatica a trovare punti di caduta ragionevoli, si è assunto la responsabilità di proporre un punto di caduta ad un ragionamento delicato, sensibile, che in 2 anni non trovava soluzione. Perché non c'è un'idea comune, purtroppo. Ormai la nostra sanità è organizzata in tanti modelli di organizzazione che hanno diversi outcome, come si dice, diverse qualità di risultati, diversi prodotti. Usiamo il termine eccellenza, usiamo buona qualità, usiamo qualità diversa, più modesta, ecco, meno apprezzabile. Io credo che ha affermato intorno ad un ragionamento che non è arrivato da Marte, che sta dentro le cose, e ha messo sul tappeto una soluzione. Ma lo sapete che il provvedimento sulla responsabilità professionale, dove vedo qualche preoccupazione, non so, mi dicono del ministro Severino, non ho capito se è un problema per gli avvocati o per i cittadini, insomma, ecco, non l'ho ancora capito. Ma vi rendete conto che anche lì è fermo da 2 anni e mezzo al Senato un provvedimento sulla responsabilità professionale, che è un problema serio? È un problema serio intorno al quale si consumano un mare di risorse. Le aziende pubbliche spendono oltre 500, e non solo le aziende, anche i professionisti, 500 milioni all'anno per le assicurazioni. Solo per le assicurazioni italiane ci è sconosciuto al momento il costo delle assicurazioni straniere. È fermo, non si trova una via d'uscita. Il ministro ha proposto 3 cose, secondo me ha fatto bene, ha proposto 3 cose, poi non saranno perfette, sono migliorabili, ma intanto ha affermato un ragionamento che non andava avanti e che è un ragionamento delicato, delicato per le risorse che consuma, delicato perché consuma il rapporto di fiducia tra cittadini, medici, istituzioni sanitarie. Non si poteva più andare avanti così. Ha avuto il merito, poi non è perfetto, però intanto ha fermato un ragionamento e dice: adesso ragioniamo così, diamo delle risposte, perché vedete, ha i suoi limiti, però è il primo provvedimento dopo 3 anni che guarda la sanità senza portargli via denaro, il che non è poco, non gliene porta, questo è vero. Non gliene porta, ma se non altro non gliene porta via. E se c'è un problema della spending review, sapete qual è? Principio giusto.
recuperare risorse attraverso un recupero dell'inefficienza dei sistemi, degli sprechi, eccetera. Ma sapete qual è il problema? È che quelle risorse forse dovevano restare dentro il sistema, non uscire dal sistema per abbattere il debito. Ecco, questo sì. Però potremmo anche considerare il fatto che un credito che si ha verso il Servizio Sanitario Nazionale, e credo che sia quanto mai opportuno, ecco, in un'agenda di chi si candida a governare questo paese, rimettere nell'agenda restituire al Servizio Sanitario Nazionale le risorse recuperate dal recupero dell'efficienza. L'ultimissima considerazione. A me è piaciuta un'altra cosa, l'ha accennato Boetti, poi insomma, si può migliorare, non è perfetta, tutto quello che volete. È piaciuta questo recupero della cultura dell'educazione alla salute. Questo mi è piaciuto, l'avevamo dimenticato da un bel po'. Questa riprendere alcuni temi della sicurezza alimentare, insomma, posso dire, non mi dispiaceva nemmeno la tassa sulle bollicine. E francamente, come dire, sentire qualche commento che sarebbe da stato etico in questo paese dove abbiamo approvato delle leggi e rischiamo di approvare delle leggi un po' strane, beh, francamente mi sembra eccessivo. Ecco, questo mi è, questa attenzione nuova per esempio alla sicurezza delle strutture ospedaliere. Abbiamo un parco strutture ospedaliere residenziali al limite della sicurezza. Se noi dovessimo applicare i criteri di sicurezza delle nostre strutture ospedaliere, probabilmente dovremmo chiuderne il 70-80%. E allora non è perfetto, alcune cose possono essere migliorate, ma credo che, come dire, sia stato un segnale forte. Mi dispiace che non sia stato accolto, come dire, con, almeno a mio giudizio, ecco, da parte soprattutto di alcune parti istituzionali, con la dovuta attenzione al senso, al significato che in questo momento ci voleva qualche risposta ad alcune criticità del sistema, ad un sistema che ha visto in questi anni solo e soltanto provvedimenti che portavano via risorse. E farà fatica, farà tanta fatica, perché da qui al 2015 21 miliardi in meno cumulativi, l'ha detto Nino, non so come faremo. E sarà davvero interessante vedere come sarà fatto il patto della salute. E se nel patto della salute ci saranno i LEA. Il ministro ha provato a dire, e anche questo è interessante, apriamo a nuovi LEA, le malattie croniche, le malattie rare. Le malattie rare sono rare singolarmente, ma sono numerosissime insieme. Si stima che nel nostro paese, a vario titolo, i portatori di malattie cosiddette rare siano circa 2 milioni. Sono rare una per una, ma messe insieme non sono affatto rare. E io credo che ci sia molto, ma molto da fare. Ecco, a me è piaciuto questo, perché è un segnale diverso. È un segnale a cui ormai non eravamo più abituati. Detto questo, c'è da lavorare per migliorarlo, per dargli forza. Le risorse è un bel problema, ma credo che lo sappiate e ve ne siate resi conto un pochino tutti. Posso aggiungere l'ultima cosa? Era anche giusto, era anche il momento che in una fase così delicata del nostro Servizio Sanitario Nazionale, il governo del Paese, nell'espressione del diritto unico e indivisibile alla salute, facesse qualcosa, per tutti e con tutti. Grazie. Grazie Presidente Bianco. Ora passerei la parola a Donata Canta, che
ci espone un po' il pensiero del mondo del lavoro, dei sindacati su questo provvedimento? Farei una premessa brevissima. Ringrazierei chi ha organizzato questa discussione nel Partito Democratico, non solo perché è un tema importante, ma perché non l'ha pensata come una questione di addette ai lavori e ha considerato che la sanità è un tema delicato di cui prendersi cura, non valutandolo solo dal punto di vista economico per far quadrare i conti a tavolino, ma valutandolo anche da un altro punto di vista, non solo delle persone che ci lavorano, ma di che cosa produce in rapporto all'appropriatezza della cura e alla condizione materiale delle persone. Per questo sono qui, non perché sia un'esperta di sanità. Secondo, dato che come organizzazioni sindacali non abbiamo avuto modo di confrontarci né sul decreto né su altre cose, approfitto della disponibilità del ministro per poter provare a dialogare con lui. Naturalmente, non essendo medica, non essendo di chi si occupa sostanzialmente della sanità in regione, provo a proporle un punto di vista molto materiale, con una premessa. Io sono convinta, e la CGIL di Torino è convinta, che noi abbiamo una buona sanità, o meglio, che avevamo una buonissima sanità e speriamo di mantenerci una buona sanità anche per il futuro. Dico subito, tagli e quota permettendo, perché questa è una delle condizioni che vorrei discutere. Ho fatto questa premessa perché nel nostro paese noi siamo abituati a lamentarci sempre, anche quando le cose funzionano, non è un riconoscere questa cosa, metterla come premessa per me è fondamentale. Due, volevo proporre tre ragionamenti che derivano dal mio rapporto con le persone che ci lavorano, ma soprattutto da tante cittadine e cittadini che noi rappresentiamo, va bene, nel momento in cui hanno bisogno di avere sanità, servizi, assistenza e non trovano risposte che hanno. L'ho detto perché io discuto volentieri e poi ci arrivo e anche con generosità sull'ultimo decreto. Però ne approfitto, Ministro, anche di colpe che non ha lei, che lei si è trovato, ma che mi danno questo punto. Ma se ho una buona sanità, un Paese si domanda, e io mi domando con responsabilità, ma allora questa sanità costa troppo? Ce l'ho buona, ma sono fuori da ogni parametro? Beh, io ho guardato, ho studiato, ho valutato, la nostra sanità costa meno di qualsiasi Paese europeo che abbia più o meno lo stesso andamento di sviluppo. Aggiungo di più, perché è un altro punto che bisogna dirci con onestà, chi ha una spesa sanitaria più alta sono i paesi che non hanno un servizio sanitario pubblico e nazionale, e l'America è un esempio di quello. Ma se è così, perché è da 5 anni che sulla sanità si abbattono i tagli lineari più pesanti e più possibili? Lo so che un pezzo non è responsabilità sua, ma Corte dei Conti, non la sede della CGIL, dice che la spesa sanitaria è nel nostro paese la spesa più sotto controllo, che ha già fatto la spending review e che anche nel 2060 va in quella direzione. Io so che ho tra 2012, 2013, 2014 e la spending review me ne aggiunge, mi dispiace dirlo, altri 2,100, 17 in toto, 17 miliardi di tagli alla sanità. Questo punto è un punto, ma anche per il futuro, che noi dobbiamo guadagnare dentro una discussione, perché questa non è la spending review. Questa cosa è un taglio che per 4 anni ho avuto lineare e devo dirle onestamente che anche nella spending review che oggi ho visto, quando si pongono degli obiettivi irraggiungibili e dici devi tagliare, io so che alla fine saranno tagli lineari. Allora io provo a ragionare, ho detto una buona sanità, le dico che cosa leggo io. Io leggo in Piemonte quello che sta capitando e sta capitando a Torino.
nel 2011, l'ha detto Boetti, noi abbiamo tagliato 1600 posti nella sanità. Vorrei aggiungere un dato che nessuno dà, ma nell'arco di 15 anni siamo passati da 485.000 rotti posti letto a 190.000. È un taglio non secondario. Io so che ho una serie di emergenze che hanno questo titolo. 1600 persone in meno. Guardate, non è neanche il numero che mi preoccupa, ma quelle 1600 persone sono avvenute in tre modi il taglio. Uno, non abbiamo sostituito chi è andato in pensione. Due, abbiamo lasciato a casa gli interinali e i contratti a termine. Magari si poteva fare una riduzione e in alcuni posti magari c'era. Il problema vero è che è stato un taglio lineare distribuito, per cui ho tagliato infermieri, OS, punti fondamentali per il funzionamento della sanità. Ho un secondo problema, grande come una casa, glielo dico. Non so se abbiamo la seconda possibilità, so che lei ragiona sulla franchigia, non ce l'avrò, gliela dico a tutti, ma guardate che questa cosa del super ticket, per come è stata applicata nella regione Piemonte, sta provocando due cose. È inutile che ce lo nascondiamo, le persone questo ci dicono. O le persone non si curano, perché a Torino sono 4 anni che circa 70.000, 80.000, 90.000 persone vivono di 750 euro quando gli va bene. O non si curano, perché per il meccanismo che hanno addirittura adottato in Piemonte, questa è la cosa, oppure c'è un punto che bisogna saperlo. Quando tra ticket e super ticket e modalità tu hai di fronte una sanità pubblica che ti prenota a 4 mesi e la sanità privata che con 3 euro di diversità ti prenota domani mattina, si privilegia la sanità privata. Questo si sta facendo oggi. Oggi. Ho un terzo punto da sottoporle, ma non in termini rivendicativi. Non posso buttare su questo governo quello che è capitato prima. So però che ho bisogno di una discussione così, di parlare con questo governo, ma anche con quel che viene dopo per decidere. Vede, i posti letti li abbiamo tagliati, e tanti, anche in Piemonte. E a chi mi ha detto, togliamo i posti letti perché costa tantissimo la sanità e una persona dopo 2 giorni può uscire dall'ospedale. Deve avere qualche posto, che si chiamano post acuzie, in cui vada. Ed è sanità quella, semplicemente è un salto da una parte e dall'altra, ma deve avere un percorso sanitario. Vede, io ho davanti una delibera regionale che parla così, che dice, dopo i primi 30 giorni, al 31esimo, la persona o i comuni pagano il 50%, dopo i 60 giorni, il 61esimo, pagano il 100%. Ora lei può immaginare che questo sia un rapporto giusto nei rapporti con i cittadini, di cosa devo offrirgli il percorso sanitario oltre che assistenziale? E se gli dite al comune di Torino, fatti carico tu di questa cosa, io le posso dire una cosa, non siamo più neanche in grado di fornire i servizi di assistenza che avevamo prima. C'è un punto che ci sta scoppiando tra le mani, è un punto sociale, grande come una casa. Vedete, in questa impostazione in cui la sanità non ha risorse, io so che anche i posti liberi per la non autosufficienza che ho non sono più in grado di coprirli perché non ho risorse sanitarie per andarci dentro. È un problema. Perché non è valutato ed è valutato solo il taglio economico, non da riversare nella sanità? Non è uno spostamento, è anche una rinnuova riprogrammazione. Possiamo andare avanti così? C'è una situazione esplosiva. Quello che le volevo dire è, io che sono convinta di una buona sanità e anche di una sanità ragionevole nei costi, vedo un elemento di rottura impressionante, ma è un elemento di rottura sociale del sistema universalistico di questa società. Voglio dirle due cose ancora, proprio perché un'occasione così non mi capita sovente, lei deve avere pazienza, ma non mi capita sovente neanche di dialogare con i medici e di provare a con lui, sì, per forza, perché dobbiamo cercare. Vede, ci sono 3 cose che a me lasciano perplessa, gliela dico così. Una, proprio una contrarietà.
se c'era un bisogno di un decreto di urgenza, c'era bisogno di un decreto d'urgenza sulla non autosufficienza, che è il problema più grande che abbiamo nel paese. Secondo, parlo sempre da non esperta, da una che capisce poco, che cerca di informarsi, ma per i rapporti che ho con gli epidemiologici con i quali lavoriamo, provo a farmi entrare qualcosa nella testa anch'io, perché anche noi abbiamo bisogno di avere qualche argomento quando si tratta. Mi hanno spiegato che, ed è dimostrato, che una buona cura, una buona prestazione sanitaria vale sul benessere della persona l'11%, e che invece sul benessere della persona conta per il 47% il suo stile di vita. Stile di vita che vuol dire? Primo posto, che lavoro hai? Secondo posto, dove abiti? Se hai una casa e come sta? Tre, il livello di istruzione. Quattro, la possibilità di inclusione. Quinto, il livello di povertà. Ora, Ministro, io gliela dico così, ho paura che forse di fare i conti a tavolino, se non mettiamo insieme quello che per me è una priorità, che la salute è fatta di prevenzione, noi siamo messi così: il fondo per non autosufficienza era di 1 miliardo, siamo a zero, il fondo per le case siamo a zero, il fondo per la povertà è il livello più basso che abbiamo, ma se continuiamo così rischiamo di farci del danno, per un unico motivo, perché non agendo sui meccanismi di prevenzione noi aumenteremo la spesa sanitaria. E quello che facciamo con i conti a tavolino ce la ritroveremo dall'altra parte. È un punto che mi interessa metter lì, sapendo che abbiamo a che fare con le risorse. Ma se tu tagli dove le risorse tagli, non sposti, che è un'altra cosa, dove le risorse sono giuste, va bene. Allora capite che anche per la prospettiva abbiamo bisogno di chiarirci in questa direzione. Per questo io so che anche nella discussione sulla spending review lei si è battuto, adesso le mie sono notizie giornalistiche, perché non ci fosse un ulteriore taglio sulla sanità, ma ce l'abbiamo. So anche che l'aver proposto in una fase in cui stiamo vivendo solo di tagli e tagli lineari, un'idea di riorganizzazione innovativa, anche di risparmio sul territorio delle 24 ore su 24, io non mi sento di buttarla via, anzi, penso che sia un modo di dire che non pensiamo solo a tagliare, che proviamo a immaginare anche altro. Con onestà anche qui, io ho letto quel provvedimento la prima volta, so che lei ci aveva anche lavorato, Binditer 1999, più o meno, e in 3 convenzioni dei medici. 3, che ho ripassato ancora stamattina. Allora io sono d'accordo, ma vede, c'è una cosa, io convengo che le regioni che hanno rivendicato di essere partecipi in questa discussione, perché non si può rivedere e riformare la sanità senza che i soggetti siano coinvolti. Vorrei dirle una cosa, oltre alle regioni, anche le infermiere e gli infermieri e le OSS che lavorano negli ospedali, perché guardate, abbiamo chiesto a loro un investimento universitario fortissimo, abbiamo investito su quelle figure, si fanno 12 ore al giorno, corrono, non hanno più il tempo neanche di pensare, ma intanto del loro pensiero non gli importa molto a qualcuno. Detto ciò, io vedo confermata una scelta che dal 1999 leggo sulla carta. E vedo riconfermata una scelta che era strutturata, fatta dal piano socio-sanitario del centro-sinistra di questa regione. Addirittura, posso dire, con un'ambizione un po' più grande, perché parlavamo delle case di cura, quindi che non fosse, di salute, chiedo scusa, che non fosse solo un rapporto con i medici, ma che offrisse a un cittadino 24 ore su 24 la possibilità di trovare lì anche le prime risposte indispensabili, se no i pronto soccorsi sono intasati e li lasceremo intasati.
la volta dopo è arrivato Cota, ha bloccato tutto e adesso mi ripropongono 12 ore dei medici. Ora, nell'autonomia di tutti, ma se vogliamo provare a fare un cambio, da un'aspirazione bisognerebbe che diventasse una certezza, e nel decreto una certezza non è, né per la formulazione, ma soprattutto perché le nozze con i fichi secchi non si fanno se non ci sono quelle risorse. Rischiamo sicuramente di fare un passo avanti, ma non di rispondere a un punto che per me è importante. Perché guardate, non ho tempo, ma ci sono dei punti e delle sacche su cui si può agire. Come CGIL, CISL e UIL, perché abbiamo sempre lavorato unitariamente su questo punto, ci siamo anche dati disponibili ad esempio alla chiusura di ospedali che non sono più in grado di garantire una vera sanità alle persone. Abbiamo sempre detto che al posto di quegli ospedali bisognava offrire ai cittadini di quel territorio delle cure primarie che fossero all'altezza della situazione. Se non c'è questa certezza, i campanili vincono e non c'è niente da fare. Così, come permettetemi, dico l'ultima, rischiano di vincere le lobby dei giochi d'azzardo, per cui da 500 metri spendiamo 2, come hanno vinto per un pezzo le lobby dei farmacisti e come ho visto su altri argomenti. Ultimissima cosa, lo faccio come CGIL ma lo faccio come donna e mi rivolgerei a lei così. Guardi Ministro, se il governo ricorre sulla questione delle leggi 40 io credo che commetta un grande errore. Ma grande, grande. Ho sentito tante argomentazioni, tante cose. Per una donna che ha raccolto le firme per l'abrogazione della legge 40, per una donna che si è battuta per la 194 insieme alla mia organizzazione, io ho sempre pensato che la maternità è un atto di responsabilità. E a quelli che mi dicono, i genitori che non vogliono un bambino con la fibrosi cistica o con malattie gravi, rispondo: una donna e un uomo quando decidono di fare un figlio si assumono una responsabilità grandissima, che è economica, della loro stile di vita, del loro investimento di futuro, se l'assumono per loro e per il loro figlio. Assumersi la possibilità di intervento su prima dell'impianto per verificare questa cosa è una responsabilità, non è un meccanismo di eugenetica. A un governo tecnico chiedo che guardi a questo. E chiedo una seconda cosa: molti di noi hanno ormai, sbagliando, la sensazione che l'Europa ci determini e non si possa fare niente altro che quel che ci dice l'Europa, l'agenda per oggi e il domani, tanto che sta nascendo un livore, secondo me sbagliato, anti-europeo, ma che chiede dei cambiamenti. Le abbiamo prese tutte le indicazioni dell'Europa, prendiamole anche sulla legge 40, che forse meritano un po' di più. Grazie Donata Canta, io so che su questo tema ci sono alcuni consiglieri, c'è la consigliera comunale Lucia Centillo che vuole intervenire, pregherei solo che diventi di essere estremamente rapido perché il ministro poi deve andare via e giustamente bisogna dargli anche il tempo di rispondere a tutte queste sollecitazioni. Quindi. Prego. Siamo qui con Placido e Bocuzzi, avremo tante cose da dire al Ministro, poter discutere, però ci siamo concentrati su un documento che in questi giorni abbiamo mandato al nostro segretario di partito e ai capigruppo di Camera e Senato, Franceschini e Anna Finocchiaro. Per conoscenza l'abbiamo inviata anche al Ministro della Salute, non so se l'ha già ricevuto, gliela consegniamo comunque personalmente. Sono poche righe che chiederei di leggere, riguardano la legge 40 e il titolo è: il Partito Democratico si impegni per cambiare la normativa. La decisione della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, che ha condannato l'Italia per le norme della legge 40 che vietano alle coppie portatrici di malattia genetica
la diagnosi preimpianto, rappresenta l'occasione per aprire un dibattito interrotto dall'esito del referendum del 2005 e per riscrivere la legge sulla procreazione medicalmente assistita, uscendo dalle forzature ideologiche e dalle contrapposizioni che hanno contraddistinto la nascita di una normativa per troppi aspetti regressiva, ingiusta, inadeguata e contraddittoria. Una legge che va riscritta alla luce della giurisprudenza comunitaria nazionale, ma soprattutto alla luce dell'esperienza e del vissuto di tante coppie che hanno combattuto nelle aule dei tribunali, che hanno scelto di intraprendere i viaggi della speranza o che sono state costrette a rinunciare al progetto di diventare madri o padri a causa dei limiti posti dalla normativa. Giudichiamo sbagliata la scelta del Governo di ricorrere contro la sentenza della Corte di Strasburgo e invitiamo il Ministro Balduzzi e il Consiglio dei Ministri a ripensare e a rivedere la decisione assunta. Serve un approccio laico a questo tema, scientificamente fondato e culturalmente progressista, che proprio un partito plurale come il PD può garantire. Per questo chiediamo al nostro partito di farsi promotore di un'iniziativa legislativa volta a superare la legge 40 alla luce dei tre principi che consideriamo fondamentali. Il primo, il rispetto e riconoscimento da parte dello Stato della sfera della vita e delle relazioni tra persone. Il secondo, il superamento della situazione di disuguaglianza che si è creata tra le coppie, per esempio tra coppie sterili che possono accedere alla fecondazione assistita e coppie portatrici di malattie geneticamente trasmissibili a cui è preclusa, e la discriminazione per ragioni di censo per cui chi è benestante può aggirare la legge recandosi all'estero. Terzo, la tutela della salute e il rispetto del rapporto medico-paziente. Siamo consapevoli della portata dei valori in gioco, che sono quelli della vita, della salute e della maternità, e siamo convinti che valori così alti non possano essere affrontati dalla politica e dal legislatore se non con un approccio equilibrato, responsabile, metodologicamente laico. Una sfida urgente che il Partito Democratico vuole e può dimostrare di saper affrontare e vincere. Firmato. Lucia Centillo, Presidente della Commissione Sanità e Assistenza del Comune di Torino, onorevole Stefano Esposito, l'onorevole Antonio Boccuzzo, l'onorevole Anna Rossomando, Andrea Benedino, Nino Boetti, Mimmo Carretta, Luca Cassiani, Gioacchino Contrò, Antonio Ferrentino, Federico Fornaro, Silvia Fregolent, Mauro Laus, Angela Massaglia, Roberto Placido, Caterina Romeo. C'è un gruppo attivo su Facebook, abbiamo già raccolto tante adesioni e quindi cogliamo l'occasione, vi ringrazio per questa possibilità, di consegnare personalmente al Ministro questa nota. Grazie mille. So che deve a piacere di intervenire, chiedo anche lui di essere estremamente rapido, il vice segretario dei medici di famiglia, che non conosco personalmente, ecco qua. Dottor Mazzone? Buonasera, io intanto vorrei esprimere un riconoscimento al Ministro, perché in realtà stiamo parlando di argomenti complessi, questo decreto contiene tutta una serie di situazioni sulle quali noi eravamo in forte attesa, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dell'area della medicina generale e del ruolo unico, che rappresenta uno dei gli aspetti qualificanti di questo decreto, l'ingresso unico nell'area della medicina generale con la possibilità di costruire delle aggregazioni funzionali sul territorio tra i medici di famiglia e i medici di continuità assistenziale. E questo può rappresentare effettivamente quel salto di qualità nell'assistenza territoriale di cui oggi abbiamo molto bisogno, perché in realtà
adesso stiamo parlando di aspetti politici, ma quello che noi come medici di famiglia possiamo riportare al Ministro come nostra esperienza quotidiana è che oggi il Paese, i cittadini sono in forte sofferenza. Questa crisi economica, queste situazioni di lavoro, di difficoltà nel lavoro, hanno delle pesanti ricadute sulla salute della popolazione. Noi siamo di fronte ad una richiesta sempre maggiore di interventi sanitari perché in realtà gli aspetti clinici sono fortemente dipendenti e collegati con questa situazione drammatica che stiamo vivendo tutti. Allora, ben venga in questa situazione una riorganizzazione delle cure. E badate, noi in Italia abbiamo un sistema sanitario, mi fa piacere che i precedenti relatori l'abbiano ricordato, di ottima qualità, e anche il servizio della medicina di famiglia è un servizio di ottima qualità. Le cure primarie garantiscono già oggi una risposta 24 ore su 24, perché di fianco al medico di famiglia di notte c'è il medico di continuità assistenziale, il sabato e la domenica c'è il medico di continuità assistenziale. Il problema è che queste figure oggi non lavorano coordinate, non c'è la possibilità ad esempio di accedere reciprocamente ai dati clinici. Questo è il salto di qualità dal quale ci aspettiamo di questo decreto e che mi sembra che ponga le basi perché questo avvenga. Risorse, certo che ci vogliono le risorse, ci vogliono dei locali, ci vogliono delle strutture, bisogna inserire nuovi medici che stiamo formando alla medicina generale. I colleghi ormai sono obbligati, lo sapete tutti, per diventare medici famiglia a seguire un corso di 3 anni, benissimo, questi colleghi sono preparati ad entrare nel mondo del lavoro e della medicina generale e avranno bisogno naturalmente di risorse. Le risorse le regioni non le mettono a disposizione, vedremo. In sostanza però dobbiamo dire che risorse in sanità ce ne sono tante e probabilmente, come è stato detto, sono poche rispetto a quelle impiegate in altri paesi, ma certamente ci sono degli spazi, ad esempio nella inappropriatezza, in molti esami inutili che possono essere evitati, nel costruire delle graduatorie tra, diciamo, gli esami più necessari e quelli che invece possono essere eventualmente tenuti in un secondo piano. Si possono fare benissimo interventi di questo tipo, così come probabilmente dobbiamo intervenire sul condizionamento che attualmente la sanità privata dà su quella pubblica, inducendo delle prestazioni che molto spesso sono proprio determinate da una spinta che proviene dall'ambiente privato su quello pubblico. Il pronto soccorso. Devo dire subito come la penso. Certamente la possibilità di avere gli studi dei medici di famiglia coordinati, e a questo proposito, signor Ministro, ancora oggi la maggior parte delle postazioni di continuità assistenziali sono assolutamente sprovviste di informatizzazione. Dobbiamo costruire una integrazione, ma questi posti oppure devono essere costruite sedi nuovi nelle quali poter portare le aggregazioni funzionali, ma con una forte spinta all'informatizzazione. Dicevo del pronto soccorso. Diciamo dei numeri. Oggi in Italia in un anno ci sono circa 27 milioni di accessi al pronto soccorso. Sapete quante visite avvengono negli studi di medicina generale? Circa 370 milioni. Questo vi dà un'idea delle dimensioni. Questo vuol dire che gli studi di medicina generale sono assolutamente in grado di sopportare quei 10 milioni, 15 milioni di codici bianchi, non sposterà il carico di lavoro. Il problema è che i pronto soccorsi oggi sono in forte sofferenza, perché in realtà non è tanto la persona in attesa al codice bianco che sta in una stanza a parte a creare problemi al pronto soccorso. I problemi del pronto soccorso sono le
stanze di osservazione dove ci sono barelle di persone anziane, persone fragili, persone con malattie croniche, che magari sono giunte al pronto soccorso perché hanno avuto un trauma, perché hanno avuto un problema di altro tipo, ma che proprio in questa situazione si scompensano, vanno incontro a situazioni di scompenso diabetico, scompenso di cuore, insufficienza renale. Queste persone in realtà non possono essere gestite fuori dall'ospedale, per cui il problema grosso è che queste persone oggi non trovano sfogo nel momento in cui sono state individuate come persone che hanno bisogno di un'assistenza. Come fare? Beh, certamente anche questo può in qualche modo trovare risposta sul territorio, con una gestione più attenta delle patologie croniche, con la possibilità, la gestione integrata del diabete ne è proprio un esempio, la possibilità di seguire, e i risultati ci dicono che rimangono meglio compensati se seguiti a domicilio, il potenziamento delle cure domiciliari, dell'assistenza domiciliare integrata, che oggi invece, signor Ministro, in questo ambito di tagli, purtroppo anche qui in Piemonte si stanno riducendo la spinta agli investimenti sulle cure domiciliari. Ma com'è possibile? Attenzione, perché se tagliamo su queste cose poi ci troviamo di fronte ad una sofferenza della popolazione con la quale alla quale non possiamo dare risposta. L'ultima cosa, i gruppi di cure primarie, che qui in Piemonte rappresentavano una straordinaria esperienza, ce ne sono già in altre regioni, possono rappresentare anche una risposta alla cronicità, così come lo possono rappresentare quelle strutture come le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, quelle strutture che potrebbero, queste sì, intervenire nel dare risposta ai problemi dei pronto soccorso. Quindi noi potremo certamente ridurre un po' di accesso di codici bianchi, ma sarà anche necessario potenziare quelle strutture intermedie capaci di dare risposta invece a tutte quelle persone che ho detto prima, fragili, croniche, anziane, che saranno sempre in aumento. Questo è per forza una situazione, la medicina ha fatto grossi progressi, oggi siamo in grado di curare meglio, di portare più avanti le persone, ma certamente ci vanno le strutture. Quindi gruppi cure primarie, e noi siamo d'accordo, sia nelle forme di aggregazione funzionale monoprofessionale di cui si parla, cioè medico di famiglia e medico di continuità assistenziale, ma anche di quelle integrate con i pediatri di libera scelta, con gli specialisti ambulatoriali. Su queste prospettive noi diamo il pieno appoggio al Ministro, anche perché ha avuto il coraggio di introdurre ad esempio le aggregazioni funzionali territoriali, così come le unità complesse di cure primarie sono nella nostra convenzione della medicina generale fin dal 2005, cioè non parliamo di una cosa, di un'invenzione nuova. L'ultimo ringraziamento lo devo al Ministro, l'ha già fatto Amedeo Bianco, ma badate, la questione della responsabilità professionale è una questione veramente grossa. Non è solo un modo di parare le spalle ai medici. Oggi responsabilità professionale caricata in questo modo da pubblicità che quotidianamente passano sulle TV, su tutte le TV, in cui si incitano i cittadini ad andare contro ai medici, contro gli ospedali, vogliono dire medicina difensiva, ma vogliono dire anche e soprattutto una caduta di salute della popolazione, perché medicina difensiva non è solo un aumento dei costi, medicina difensiva vuol dire anche esami inutili, e anche gli esami inutili hanno effetti collaterali, possono dare risposte falsi negativi, falsi positivi, situazioni che peggiorano la sanità. Quindi su questo andiamo ancora avanti, facciamo ancora lavoro, perché questo è un modo per migliorare la sanità.
Grazie, io a questo punto volevo chiedere al Ministro, noi avevamo previsto un dibattito con poche persone sul palco e la possibilità di intervenire da parte che so che avrebbero il piacere di associazioni di categoria. Chiedo al Ministro se c'è ancora spazio per qualche intervento oppure... No. No. Bene, direi che la volontà popolare vince, quindi diamo la parola al Ministro. Io avevo detto al moderatore che non riuscendo in questo periodo ad avere un solo impegno per serata, avevo necessità di non andare via troppo tardi, ma tenuto conto che ho riempito un foglio, io scrivo piccolo, farò uno sconto al luogo dove devo recarmi e quindi insomma vedrò se sono capace di rispondere ad alcune almeno delle questioni che sono state poste, cominciando con un apprezzamento per a chi l'ha organizzato, ecco perché insomma, questo periodo particolarmente di dibattiti ne frequento parecchi, ma ecco, porre le questioni della sanità in questo modo, senza far sconti a nessuno, ma ecco, concreto, pacato e costruttivo, non capita spesso, quindi lo dico a chi ha pensato questa cosa. Ecco. Qualche giorno fa, perché un provvedimento, sì, dentro una materia unitaria, ma con una materia sanitaria è unitaria per modo di dire, no? Perché si va evidentemente dalla responsabilità professionale all'organizzazione territoriale o ospedaliera, all'industria farmaceutica, ai livelli essenziali di assistenza, cioè sono tutte cose molto... unitarie, ma che si prestano a considerazioni molto di settori. Quindi era anche un po' difficile immaginare un filo conduttore, no? Il filo conduttore è molto generale, quello del titolo, dice promuovere lo sviluppo del paese attraverso un più alto livello di tutela della salute. È così generale che sembra quasi così un manifesto più che un titolo. Poi il mio ufficio stampa ha ricevuto una telefonata dal New York Times che chiedeva, perché questa cosa ha girato un po' non solo diciamo a casa nostra, no? Soprattutto per alcune questioni legate credo agli stili di vita più che ad altre nozioni. Qui abbiamo avuto riscontri un po' dappertutto, anche insoliti, cioè non è normale che la stampa estera contatti l'ufficio stampa del Ministero della Salute, ecco, non succede. E allora ci siamo posti il problema, ma che cosa gli raccontiamo? Perché spiegare il nostro servizio sanitario nazionale agli statunitensi è difficilissimo, no? Perché non, cioè, per loro non è così scontato che esista qualcosa che si chiama diritto alla salute. Non è così scontato che i pubblici poteri debbano fare qualcosa per quelli ammalati, cioè non la pensano così, ecco. E infatti abbiamo visto le difficoltà che ha avuto Barack Obama per fare una riforma sanitaria che noi la considereremmo regressiva, ecco, comunque assolutamente insufficiente. E allora abbiamo detto, beh, cerchiamo un filo conduttore, l'abbiamo trovato nella trasparenza e nella necessità di un aumento di conoscenza di che cos'è la salute e la sanità. E io vorrei usare questo filo conduttore per cercare appunto di dare una risposta almeno ad alcune delle questioni che mi sono state poste. Beh, certamente sulla questione iniziale che poneva Nino Boetti su nomine e politica è facile, no? Perché si gioca appunto su una maggiore trasparenza, cioè qui bisogna fare attenzione su questo tema a non fare il gioco della cosiddetta antipolitica,
perché no, nel momento in cui si dice mettiamo più distanza tra la sanità e la politica, se non si aggiunge che bisogna mettere più distanza tra la sanità e la cattiva politica, perché la buona politica deve stare dappertutto probabilmente, quindi anche in sanità, facciamo un errore. Per quale ragione? Ma perché se il direttore generale di un'azienda sanitaria, se non lo nomina la regione, visto che quei signori governano i tre quarti del bilancio regionale e chi sì, hanno la gestione dei tre quarti del bilancio regionale, poi come questo accada possiamo discuterne, ma il fatto è questo, no? Ecco, va bene. Allora è chiaro che una giunta regionale dice: ma io che rispondo agli elettori, ed è sempre di più così, perché mentre fino a qualche elezione fa regionale l'elettore votava un po' a prescindere dai risultati della sanità, abbiamo notato che almeno nelle ultime due consultazioni regionali il rischio è che si vincano, si perdano le elezioni anche sulla sanità. Non è dappertutto così, qualche volta ci sono variabili diverse, però guardando nell'insieme delle regioni questo accade. Allora, se il sistema funziona, la giunta regionale risponde agli elettori, e dunque è chiaro che i signori che gestiscono i tre quarti del bilancio regionale e la cosa più importante che fanno le regioni nel nostro paese, beh, è giusto che le regioni dicano: ma li nomino io. Il fatto che li nomini fiduciariamente, nel senso che non li nomini attraverso un concorso, perché non è detto che un concorso faccia emergere il miglior direttore, a parte che non si capirebbe su quale base esaminarlo, eccetera, ma non è detto, perché ci vogliono attitudini plurime, no? Anche difficili da misurare attraverso un procedimento concorsuale. Ma il fatto che non faccia un concorso non vuol dire che tu non abbia delle regole trasparenti per stabilire l'elenco, l'albo degli idonei, per stabilire i requisiti. Ecco, noi siamo andati in quella direzione semplicemente, cioè delle regole più trasparenti che mettano anche più al riparo chi deve decidere, perché se io ho un elenco che mi è validato da una commissione indipendente, beh, insomma, sarà più difficile a dire, no, che quelli che scelgo li scelgo perché sono i miei amici. Magari nel dubbio sceglierò i miei amici, perché siamo tutti fatti di carne, però sceglierò comunque sempre. Allora, diversa è la questione sui primari, evidentemente, perché per quanto riguarda i primari, lì non vale più tanto il discorso della catena di responsabilità, lì vale davvero il discorso del merito. Ed è difficile trovare un equilibrio. Noi ci abbiamo provato, abbiamo detto: va bene, la commissione che appunto deve selezionare una terna del concorso del primario in questa disciplina è sorteggiata fra tutti i primari che sono in Italia in quella disciplina, e poi presenta al direttore generale evidentemente, perché altrimenti anche il direttore generale avrebbe il problema di dire: va bene, ma io rispondo alla regione, ma se non posso scegliere, almeno se non ho alcuna voce in capitolo sui primari, rispondo di che cosa? No? Sono altri che mi pongono. Quindi il sistema sanitario è fatto a catena di responsabilità e bisogna dunque fare attenzione. Però nel momento in cui è una commissione indipendente che dovrebbe essere indipendente, poi facciamo una battuta su questo, che ti seleziona i tre migliori, il direttore generale ha comunque degli elementi. Noi ci abbiamo messo una cosa in più, cioè abbiamo detto: ma potrebbe capitare che o perché qualcosa non funziona nel sorteggio, o perché diciamo intervengono magari pressioni esterne, perché anche le professioni hanno le loro, beh, Amedeo Bianco ne sa qualcosa, le loro baronie, no? Non è che c'è da temere soltanto la cattiva politica, qualche volta c'è anche da temere la cattiva professione, dico bene? No, no, perché è importante questo, perché altrimenti rischiamo di essere manichei, no? Cioè, ecco. Allora abbiamo detto: beh,
se io direttore generale mi mettono tre persone, ma io capisco dai verbali, da quello che so, da quello che so dell'azienda che dirigo e di quel reparto, di quell'unità complessa che ha bisogno di quel primario, perché si chiamano direttori di struttura complessa, ma loro di se stessi dicono che, di essere primari, e noi, da, anche se da 13 anni le norme dicono direttore di struttura complessa, abbiamo la saggezza di continuare a chiamarli primari. Quindi dico, ma magari non va bene quello lì che avete messo al primo posto, perché non ha le caratteristiche che mi servono. Allora mi prendo la responsabilità come direttore, motivo analiticamente, e invece di nominare Filippo nomino Maria, e prendendomi la responsabilità, che significa anche che se motivo male, magari se Filippo fa ricorso lo vince. Ecco. Lo diceva bene Amedeo Bianco, è tutto perfettibile, io sono il primo a capire che anche questo è perfettibile, però mi sembra un passo avanti, nel senso che un passo avanti in una direzione che rende più difficile poter dire che in sanità si va avanti soltanto se si ha una certa etichetta, perché il solo poterlo dire o pensare crea nel sistema un veleno, no? Io non posso pensare che il direttore della struttura dove vado a farmi curare è stato nominato perché è amico di qualcuno e non perché è bravo. Cioè, nel momento in cui nasce un'idea così, abbiamo già perso tutti quanti. Quindi questa trasparenza è più facile. C'è anche un problema di trasparenza e di conoscenza. È giusto dire che qui dentro c'è anche un tentativo, dentro questo provvedimento, di favorire ancora un di più di cultura sanitaria, che sta crescendo, perché pensiamo soltanto alle discussioni di questi giorni, quanti cittadini stanno cominciando a capire che la sanità è fatta di reti, c'è la rete dell'emergenza, il pronto soccorso per semplificare, c'è la rete degli ospedali, la rete ospedaliera, c'è la rete territoriale. Fino a qualche tempo fa era un problema di addetti ai lavori, cioè non usciva, quindi sta crescendo la cultura e anche l'educazione sanitaria, poi ci torniamo. Ecco, diceva Boetti, più incisivo sul gioco d'azzardo, beh, si può sempre essere più incisivi, io penso che sia un avvio, cioè abbiamo aperto una finestra, ecco. Poi la contraddizione non sta nel decreto, se c'è contraddizione sta nella struttura complessiva. 20 anni fa noi, ma qualche volta le contraddizioni non sono facilmente superabili, cioè, no? 20 anni fa abbiamo deciso che per non regalare il gioco d'azzardo con vincita in denaro alla malavita lo legalizzavamo e creavamo delle strutture ad hoc finalizzate evidentemente al controllo, ma anche ha un prelievo, no? Un gettito erariale. E nel momento in cui abbiamo fatto questa scelta è evidente che adesso che ci stiamo accorgendo del trend problematico, no? Perché dopo il gioco è una dimensione dell'attività umana, non è che la puoi vietare così, no? Però se vivi di solo gioco, dopo un po' sballi, ecco, quindi sballi il sistema, sballi te stesso, la tua famiglia, sballi tutto, no? Ecco, allora devi saperlo, devi essere informato, devi essere, anche se sei giovane e minore, protetto da questo, perché altrimenti non è facile dire che appunto siamo davanti a scelte libere e responsabili. Libere e responsabili è un accidente, se sono bombardato da una certa pubblicità quando sono minore non sono libero e responsabile se poi faccio certe cose che mi danneggiano. Quindi l'ordinamento deve farsene carico. È chiaro che nel momento in cui acquisiamo questa consapevolezza, ricordate cosa è successo sul tabacco, no? E 50 anni fa mica c'era scritto il fumo uccide sulle sigarette, va bene che poi c'è chi continua a comprarle lo stesso, e qui è davvero un problema di scelta responsabile e tutto, però il sistema si è dato delle regole. Ecco, qui è successa Nino Boetti la stessa cosa, cioè abbiamo aperto una finestra. Come era possibile in questo contesto? Cioè non è tanto un problema, non è un problema di dissidi tra ministri, è un problema che bisogna riuscire a capire
che il nostro sistema ha fatto a suo tempo delle scelte per delle ragioni non disprezzabili e adesso si trova, a, come altri sistemi, a dover fare i conti con una necessità di ritornare su quelle scelte, ma nel momento forse più difficile, che è quello in cui c'è bisogno evidentemente di tutto per tenere la situazione economica. Però in questa condizione comunque una finestra è stata aperta. La stessa esigenza di trasparenza è nelle norme sulla farmaceutica, sull'industria farmaceutica. Sono d'accordo che si tratta di un'industria con grandi potenzialità, rispetto alla quale noi non possiamo immaginare di avere soltanto un atteggiamento, diciamo, difensivo o regolatorio, ma dobbiamo avere al tempo stesso diciamo tutte e due le cose. Dobbiamo riuscire a governare questo settore come si governano tanti altri settori, dando delle regole certe, chiare e trasparenti e chiedendo comportamenti adeguati. Allora, se uno scorre le norme sulla farmaceutica, sono tante e lunghe e complicate, però ci si può anche aiutare, ecco, a scorrerle, e vede che il taglio è stato quello, cioè come riuscire a, senza dare sfiducia a un settore produttivo, che sarebbe una cosa fuori dalla saggezza politica, riuscire però a creare delle condizioni attraverso delle regole che consentono a quel settore di stare dentro il sistema, di essere sostenibile, perché noi abbiamo bisogno di farmaci innovativi. I farmaci innovativi valgono non solo per le malattie rare, che sono tante, anche se si chiamano rari i malati, ma essendo tante le malattie sono tanti anche i malati, ma servono evidentemente per tutto ciò che adesso non ha una risposta o non ha una risposta diciamo importante e decisiva ed efficace. Però se il modo con cui viene calcolato il prezzo del rimborso, oppure la possibilità per le imprese di scegliere troppo discrezionalmente quali sono le indicazioni terapeutiche, crea un sistema nel quale non è possibile al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di efficacia terapeutica, scegliere quale medicinale rimborsare. È evidente che dopo un po' noi abbiamo fatto entrare i farmaci innovativi, ma non abbiamo più le risorse per nient'altro. Quindi dobbiamo trovare delle regole trasparenti, ma delle regole che consentano un equilibrio. Evidentemente tutto questo vale anche per la responsabilità professionale, perché quello che veniva raccontato della medicina difensiva è vero. Noi dobbiamo evitare di deresponsabilizzare il medico, perché un medico non può essere deresponsabilizzato mentre ti mette le mani addosso, faccio un esempio banale, ma dobbiamo anche evitare che questo medico senta su di sé il peso dell'universo, perché il risultato sarà che ti cura male, ti fa fare degli esami che non ti servono, ti prescrive delle cose, oppure non ti fa fare delle cose che ti servono perché ha paura che siano troppo invasive e possa esserne chiamato a rispondere. È chiaro che tutto questo va un pochino diciamo regolato. La situazione attuale era sostenibile, non è più sostenibile. Io l'ho sentito ripetere in un numero incredibile di convegni, dibattiti da almeno 10 anni. Diventato ministro, ho detto, una delle prime cose che ho detto alla commissione parlamentare, vorrei fare qualcosa in quella direzione, perché se mi dite da 10 anni che è un problema, vediamo se riusciamo a risolverlo senza scomodare evidentemente i massimi sistemi. Vediamo che cosa succede. E anche sull'attività sportiva c'è un problema di maggiore conoscenza e trasparenza, perché appunto il certificato di sana e robusta costituzione fisica, abbiamo capito che non serve a niente, ma c'è bisogno non solo per l'anziano, ma forse soprattutto anche per il minore. C'è bisogno di qualcuno che ti dica, non semplicemente sei idoneo a fare sport, ma sei idoneo a fare quello sport lì. Perché se, faccio l'esempio più sciocco, se un bambino o una bambina ha un dubbio di spondilolistesi, non è che può fare
la ginnastica artistica, potrà fare nuoto, potrà fare altre cose, ma la ginnastica artistica è bene che non la faccia. Se non glielo dice nessuno, se le dicono ma sei sano come un pesce, fai quello che vuoi, e poi dopo no, c'è un esito. Quindi senza andare a complicare la vita alle persone, perché quello che dovrebbero fare le persone che hanno responsabilità pubbliche, la prima cosa è cercare di non complicare la vita alle persone, è quella di cercare che quel certificato sia un certificato un po' più analitico, no? Che vada a dirti sei idoneo a quello tipo di sport. Chiediamo la luna? Forse no. Chiediamo la luna, dottor Bianco? No. È il presidente nazionale. E questo è un altro problema, e questo bisogna chiederlo ai medici di famiglia, ma se il presidente nazionale dei medici mi dice che non chiediamo la luna, forse possiamo andare avanti, poi andremo a vedere di ragionare, perché... L'avete già chiesta la luna. Vabbè, questo poi ne parliamo in separata sede, però no, non voglio fare una battuta, visto che i medici di famiglia... Non tutti, perché sono tante famiglie nei medici di famiglia, quindi ho sentito anche delle reazioni non così distensive alle nostre norme, ma visto che complessivamente la reazione è di collaborazione, ecco, non voglio rovinare questo clima così, però ecco, è certo che forse si tratterebbe di fare un ragionamento complessivo. Se quella bambina o quel bambino che ti viene a chiedere un certificato per fare un certo sport, tu glielo fai così, senza troppo impegno, e poi quello ti torna davanti come paziente, no? E allora forse è meglio farglielo con impegno, e io nell'impegno dei medici di famiglia ci credo. Ci crediamo nell'impegno dei medici di famiglia? E allora forse riusciamo anche, no, a risolvere questa questione, perché insomma, se ci crediamo nell'impegno, ci credono anche loro, magari ci diamo una mano insieme, speriamo. Ecco. La cultura va bene, ecco. La tassa sulle bollicine. Beh, a parte che però con il sistema dei media non si può combattere, perché non c'è mai stata una idea di tassare le bollicine. Le ipotesi sia di imposta di scopo sia di contributo obbligatorio per il Servizio Sanitario Nazionale, tutte le ipotesi fatte, erano sulle bevande zuccherate o con edulcoranti, che fossero con bollicine o senza bollicine, però questo è piaciuto, poi eravamo d'estate, no? Quindi è piaciuto da matti, per cui io ho capito che era impossibile combattere contro questa cosa delle bollicine. Mi sono accontentato di che cosa? Beh, del fatto che si è aperta una discussione nazionale, senza spendere un centesimo, perché se avessimo dovuto fare una campagna promozionale per dire alle famiglie attenzione a quello che date ai vostri figli, a queste, no, un consumo più moderato, sobrio, perché questa abitudine a zuccherare tutto non solo fa la tendenza all'obesità, gli Stati Uniti ne sanno qualcosa, ma crea dei gusti, cambia il gusto di tutti noi, quello che i tecnici chiamano mi cambia, è orrenda la parola, la palatabilità, poi me la sono fatta spiegare anch'io, perché nella vita ho fatto altro di mestiere che non il nutrizionista, però ho capito che noi non sappiamo più, per esempio, non sappiamo più gustare una mela renetta, perché abbiamo avuto l'educazione a un gusto più zuccherato, quindi la mela renetta, che è ricca di fibre eccetera eccetera, noi tendiamo a metterla da parte a favore di altre mele, saranno buonissime, non ne dubito, ma che hanno, vabbè, insomma, potremmo andare avanti a lungo, io non posso, forse neanche voi. Sui LEA, sui livelli essenziali di assistenza, come dice, beh, avete messo una norma che potevate evitarla, perché se volevate aggiornarli potevate farlo, sono 4 anni che i cosiddetti LEA, i nuovi LEA sono fermi, sì, però se sono fermi qualche ragione c'è, adesso ce lo dice la legge. E quindi forse alcune delle ragioni
per cui sono stati fermi, sono superati per il fatto che ce l'ha detto la legge. E ci dice anche che dobbiamo avere un'attenzione sulle malattie rare, sulle malattie croniche, oltre che sulla ludopatia, che è una malattia nuova che è entrata adesso, diciamo, nel nostro ordinamento. Non sarà tantissimo, però forse anche qui qualche cosa di più è. Sulla questione del ticket, lo dico a Donata Canta perché ha detto delle cose molto importanti su questo punto. Allora, qui siamo in presenza di una bomba d'orologeria, perché se non facciamo niente, dal 1 gennaio 2014 scattano 2 miliardi di ticket aggiuntivi. Aggiuntivi significa aggiuntivi rispetto alla situazione già attuale, che è diversa regione per regione a seconda che sia in piano di rientro, non in piano di rientro, in piano di rientro commissariato o non commissariata, e questo diventa insostenibile. Cioè, qui non c'è questione di vederla in un modo o vederla in un altro modo, diventa insostenibile per il semplice fatto che quelle tendenze che ci sono già adesso sarebbero devastanti. Se io fuori dal Servizio Sanitario Nazionale quella prestazione la pago di meno, vado a farmela far fuori. Risultato: il Servizio Sanitario Nazionale mi deve comunque assicurare il sistema per fare quella, spende di più e ricava di meno. Che compartecipazione alla spesa è? Allora, io avrei potuto anche non preoccuparmi di questo, perché riguarda qualcosa che scatterà dal 1 gennaio 2014, io non sarò più Ministro della Sanità, a quel punto lo penseranno il governo che verrà e il Ministro della Sanità, però non sarebbe stato molto responsabile. Allora ho detto, cominciamo a ragionare, perché quello è insostenibile, non è compatibile con il modello di Servizio Sanitario Nazionale che abbiamo, e siccome diciamo tutti che questo è un buon Servizio Sanitario Nazionale, se mi date ragione e dite che sì, è vero, non è compatibile, bisogna fare qualcosa. Non lo so se l'idea della franchigia è la soluzione. Com'è? L'ho capito, però discutiamo su qualcosa perlomeno, ecco. Non limitiamoci a dire dei no. Sto scherzando. Quindi, va bene. Anche perché questi attuali sono poco, appunto, a trasparenza, poco trasparenti, poco equi e anche molto disomogenei. Riusciamo a fare qualcosa che sia più eco, trasparente e omogeneo? Io penso di sì, insomma, abbiamo fatto tante altre cose insieme, perché non riusciamo a fare questo? Ecco, sulla non autosufficienza, Donata, certo che era urgente, ma se tutti ti dicono, Ministro, non siamo ancora pronti, te lo dicono all'interno e all'esterno, vuol dire che dobbiamo ragionarci meglio. Io la mia parte l'ho fatta, anche il Ministro del Lavoro, visto che siamo a Torino, ha fatto la sua parte. Abbiamo preso atto che dobbiamo trovare un veicolo diverso. Qual è questo veicolo diverso? Il patto per la salute. Quindi nel patto per la salute, ecco, poi parliamo delle risorse. Allora, questa delle risorse bisogna fare attenzione, perché capisco che le nozze con i fichi secchi eccetera, però non facciamole diventare un alibi per nessuno, perché se quando si parla appunto di medicina, riforma della medicina territoriale, se tutti quanti cominciano a dire ma come si fa, Ministro, mancano le risorse, io non vorrei che qualcuno ci giocasse su questo, perché su questo siamo andati avanti per anni, avete sentito, no? Quello che abbiamo scritto nel decreto c'era scritto dal 2005, non è proprio così, nel senso che il ruolo unico non c'era, ecco, non in questi termini, sulle aggregazioni funzionali sì, ma il ruolo unico non c'era, però quello c'era sicuramente, c'era in un modo più blando, ma comunque è un patto. Perché il patto non è stato, perché appunto si è in modo differenziato tra realtà regionale, si è giocato sul tema delle risorse. Per fare le aggregazioni funzionali territoriali non servono nuove risorse, bastano le risorse che ci sono adesso appostate nelle attuali convenzioni, perché se c'è una convenzione firmata, questa è dotata di risorse. Questa è la prima cosa da dire, Non venitemi a dire che servono nuove risorse per fare una cosa che già dovreste fare, perché per fare le case della salute, le unità complesse di cure primarie, noi siamo capaci di complicarci la vita con le nostre formule. Adesso è la UCCP, appunto ci metteremo un po' per impararla. Lì ci vogliono delle risorse. E dove sono? Ma un momento, la logica qual è? Questo completa la spending review, poi ci arrivo. Le risorse che vengono fuori dalla ristrutturazione degli ospedali
non sono state contabilizzate, diciamo, a sconto della riduzione del finanziamento, sono per il 2013 contabilizzati in modo irrilevante, proprio perché il criterio qual è? Se tu, Regione, fai una buona ristrutturazione ospedaliera, in parallelo hai dei risparmi, non è pensabile che tu non li abbia, e quindi cosa ne fai di quei risparmi? Non li sprechi, li trasferisci sul territorio. È una utopia? No, è ciò che un decisore normale, una normale, diciamo, una normale capacità di decidere dovrebbe fare. Non è pensabile? Beh, ci aiutiamo tutti, ecco, ci mettiamo evidentemente anche le cose che può fare il governo, però non è che non ci sono le risorse in questa direzione. Attenzione a non far diventare quello delle risorse un alibi, non per chi vuole fare la riforma, ma per chi magari la riforma non la vuol fare. Ecco, solo questo. Sui tagli, perché poi è la cosa più difficile. No, la cosa più difficile è quella della legge 40, ma la lasciamo per ultima. Anzi, per penultima, sì, la cosa dei tagli, sì, la città della salute è semplice la questione, i procedimenti di edilizia sanitaria e di investimenti in sanità prevedono appunto alcune tappe. Noi stiamo aspettando dalla regione, dopo un'interlocuzione con gli uffici dei mesi scorsi, stiamo aspettando diciamo, la progettazione definitiva, dopodiché passerà al nucleo di valutazione, passerà al rapporto, diciamo, tra Ministero della Salute e Ministero dell'Economia, e dunque sarà possibile iniziare il finanziamento e i passaggi. Ci mancano ancora diciamo, alcuni. Io non ho ragione per non pensare che questi passaggi siano diciamo, ragionevolmente brevi. No, sui tagli invece volevo dire qualcosa, perché vedo che anche qui in questo volantino si ironizza sulla questione spendere meno per spendere meglio. Allora, in una condizione ottimale è evidente che un impegno di spendere meglio, se riesco anche a spendere meno, vuol dire che riesco a trasferire, no? Ecco, e questo è l'ottimale. Noi siamo in una condizione nella quale anche alla sanità, anche da parte del nostro governo, è stato chiesto un sacrificio. Perché? Perché i dati in nostro possesso rivelano che ci sono nella sanità, anche nelle regioni cosiddette più virtuose, degli scostamenti importanti tra non solo tra regione e regione, ma all'interno della stessa regione, nell'acquisto di beni e servizi non sanitari, dispositivi medici, eccetera. Allora, se ci sono questi scostamenti, vuol dire che ci sono delle sprechi, delle inefficienze che possono essere individuate e assorbite. Noi abbiamo messo a disposizione nel spending review degli strumenti, che adesso stiamo naturalmente affinando, degli strumenti che possono aiutare le regioni a fare tutto questo. E se fanno tutto questo, se riusciamo insieme a fare tutto questo, probabilmente tutta la polemica sugli tagli, che diventano lineari, i tagli nostri non sono lineari, ma diventano lineari se li fai male. È chiaro che se li fai male. Ma no. No, non è che ma figuriamoci, Donato, insomma, ripeto, siamo qui anche per interloquire. Non puoi trattare le regioni in modo diverso quando ti accorgi che ci sono in tutte le regioni, come ho detto prima, degli scostamenti. Poi il trattamento è diverso per forza, perché alcune sono commissariate e dunque debbono sottostare a dei procedimenti che sono codecisi tra centro e periferia, altri sono in piano di rientro e devono comunque sottostare a procedimenti un po' più blandi, ma altre non devono sottostare a niente, se non al fatto che evidentemente c'è un'interlocuzione quotidiana, peraltro, no, con il sistema. Però ecco, io avevo detto due cose sulla questione della spending review. La prima era che a mio parere quello era il limite, e lo confermo, per me quello è il limite, cioè dopo la spending review la sanità ha dato, adesso bisogna attuare la spending review. La seconda cosa è, attenzione, perché
spesso i provvedimenti sono complessi e non sempre il governo è capace di comunicare anche magari quello che fa, ma dentro la spending review all'articolo 23, comma non lo so, 8 mi pare, c'è una norma che riapre sul fronte dell'assistenza domiciliare, eccetera. E non dimentichiamola, ecco, è una riapertura di finestra dentro un provvedimento che è volto a rivedere la spesa pubblica con invarianza di servizi. No, c'è una riapertura per una varianza di servizi in più, ecco, perché se non vinciamo la sfida del domiciliare non andiamo da nessuna parte. Sulla legge 40, io non è che non capisca, consigliere, non è che non capisca il discorso che è stato fatto e neanche che non abbia avvertito anche questa sera, come dire, una particolare preoccupazione. Capisco il discorso che in sostanza è questo. Allora, siccome sulla legge 40 c'è una forte polarizzazione politica tra le forze politiche della maggioranza che sostiene questo governo cosiddetto tecnico, siccome su questi temi il governo fin dall'inizio ha detto, e anche il ministro della salute per la sua parte, che è disponibile a dare una mano se questo serve per creare un clima più condiviso, in un senso unitivo su questi temi e non divisivo, perché c'è già stato in passato, diciamo, parecchio di divisivo su questo e forse non è utile, allora, stando così le cose, il governo tecnico farebbe bene a non... Ecco, il problema è che le cose proprio sono esattamente rovesciate. Io ho letto la decisione e dopo qualche ora di averla letta subito mi chiedevano cosa fa il governo, cioè, il governo deciderà cosa farà, tra l'altro la decisione deve essere notificata, ma io posso dirvi che come ministro della salute, come ministro tecnico della salute, quella decisione presenta dei profili di tipo tecnico problematici. Cosa vuol dire ministro? Vuol dire due cose: uno, sono problematici sul profilo processuale che riguardano quella, la legge 40 in questo caso, ma qualunque altro diritto sottoposto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che non è l'Europa, cioè adesso capisco che non è l'Europa, non è l'Unione Europea, è un'altra cosa, bisogna precisare, il Consiglio d'Europa non è l'Unione Europea, è molto più ampia, va dalla Turchia fino a... insomma, non è l'Unione Europea, quindi l'Unione Europea ci impone allora... no, momento, è un'altra cosa. Però... sotto il profilo tecnico processuale già quelli giustificherebbero per il procedimento che c'è a livello di convenzione dei diritti dell'uomo, giustificherebbero il ricorso, ma anche nel merito ho detto, ma mi sembra un po' problematico, perché il nostro sistema adesso, la legge 40 non è più la legge 40, è la legge 40 come modificata e interpretata dalla Corte Costituzionale. Allora, che è un equilibrio, può piacere di più, può piacere di meno, può non piacere, ma è comunque un equilibrio. Dalla pronuncia di questa sezione, questa seconda sezione, non si capisce bene se sia stato colto questo, perché c'è un problema anche di rapporti tra decisioni che spettano a noi e decisioni che spettano a questi organismi sovranazionali, importanti però, insomma, forse anche le decisioni della nostra Corte Costituzionale, del nostro Parlamento, sia pure sempre rivedibili, sono importanti. Allora, io da tecnico vi dico, secondo me qui ci sono, cioè se mi chiedessero, professore, quindi non ministro, professore, consiglierei il ricorso per chiarire come stanno le cose, perché non sarebbe la prima volta che quella istituzione, quella giurisdizione in primo approccio dice bianco, in un secondo approccio dice beh sì, effettivamente ho detto bianco ma sono stato un po' le cose sono più sfumate. Ho letto le stesse cose che penso io qualche giorno dopo sull'Unità in un articolo a firma di un collega costituzionalista, cioè Massimo Luciani, che mi ha confortato, devo dire, perché non ci eravamo sentiti, siamo amici ma non ci siamo sentiti, perché non, è un po' che non ci sentiamo, ma che Massimo Luciani, che ha una storia diversa dalla mia, che ecco, arrivi alle stesse conclusioni, questo mi ha confortato.
per dire, allora io cosa farò? Mi spiace, ma questo è il mio punto di vista come tecnico, ecco, io se qualcuno mi chiede un parere, perché poi non è che credo che nel procedimento anche il parere del Ministro della Salute sia richiesto, io non posso non dire che è nell'interesse di tutti, attenzione, di tutti, che noi abbiamo da Strasburgo una pronuncia che non abbia quei problemi, quelle criticità, una pronuncia chiara, perché a quel punto poi evidentemente le decisioni conseguenti saranno più tranquille per tutti. Se invece lasciamo questa incertezza, ed è anche in fondo la conclusione di quell'articolo sull'unità a cui facevo riferimento, se lasciamo questa incertezza non facciamo l'interesse di nessuno, ecco, neanche, quindi io non è che non abbia capito il messaggio che mi avete dato, però vi dico, magari ripensiamoci un momento tutti, ecco, è proprio perché siamo ministri cosiddetti tecnici di un governo tecnico che possiamo più facilmente dire chiediamo un chiarimento. Ma ministro, non si chiede un chiarimento, sì, il modo per chiedere un chiarimento è il... Dopodiché se la grande Camera conferma, dovrà dirci qualcosa di più, perché lì ci manca qualcosa, quindi dovrà dirci qualcosa di più, ma se conferma quell'orientamento io credo che a quel punto le istanze politiche italiane, il governo, il Parlamento, insomma chi sarà a quel punto a decidere, non potrà fare a meno di confrontarsi con questo che è un punto di vista definitivo. Concludo, mi sa che poi dovrò telefonare, ma era troppo interessante questa serata per non fare qualcosa di più che uno sconto all'altro impegno. Concludo con una... È molto tecnico, glielo dico a parte, ecco, mi creda sulla parola e ce ne parliamo. Ecco, volevo concludere, no, io avrei potuto anche, come dire, ecco, cavarmela, ma non sarebbe stato corretto nei vostri confronti, mi avete posto un problema e io vi ho risposto così come la vedo, ecco, lo possiamo approfondire, ecco, ma insomma, allora, sulla questione di fondo, su come noi, diciamo noi come cittadini adesso, ci avviciniamo a questi problemi, io volevo dire una cosa che mi sta molto a cuore, cioè, lo dico anche rispondendo a una battuta sia di Amedeo Bianco sia di Renata Canta, ma forse anche implicitamente di Nino Boeti, cioè, io so che in questi anni noi stiamo chiedendo molto, soprattutto a chi lavora in ospedale, cioè, quando uno di noi entra in un ospedale, incontra delle figure professionali, io credo che noi dobbiamo essere consapevoli della circostanza che a queste figure professionali il sistema sta chiedendo molto, perché, ma non perché si tagliano i posti letto, cioè il taglio dei posti letto è qualcosa che va nella direzione, perché l'appropriatezza del ricovero ospedaliero è un obiettivo a cui dobbiamo tendere, no? Ma perché complessivamente siamo in presenza di una riduzione delle risorse, di una riduzione anche quindi del personale. È vero che si può sempre organizzare meglio il personale e quindi la partita della mobilità, dottor Bianco, è una partita che bisogna affrontare, non ci si può, ecco, non può essere evitata, no? La mobilità anche dei medici, poi bisogna vedere come eccetera, ma bisogna affrontarla, ma certamente è un'esperienza che tutti possiamo fare, si sta chiedendo molto, ecco, io credo che come utenti del Servizio Sanitario Nazionale questa trasparenza e questa informazione bisogna esserne consapevoli. Poi non cambia nulla magari improvvisamente, però se io so che al mio interlocutore il sistema chiede molto, allora
ho un approccio diverso, no? E d'altra parte forse anche questo, per quanto riguarda i professionisti, noi abbiamo cercato di dare dei segnali importanti ai professionisti in questo decreto legge, perché non si può fare niente in sanità se non c'è un cambiamento e una motivazione forte di chi ci lavora. Questo vale sia nella medicina di base, evidentemente anche nella medicina ospedaliera e in tutti gli altri comparti. Quindi, compreso evidentemente, quando dico i professionisti, dico tutti, ecco, cioè, c'è una focalizzazione forse eccessiva su una parte dei professionisti, il cui ruolo decisivo, i medici, non lo mette in discussione nessuno, però attenzione, ecco, noi abbiamo un sistema sanitario che ha quelle caratteristiche che dicevamo, perché è un sistema sanitario nel quale tutti fanno la loro parte, per esempio senza un apporto degli infermieri sul territorio, noi le unità complesse di cure primarie non le faremo, ecco, quindi per dire, questa è una delle prime cose che si possono dire. Dunque, volevo concludere con questo, che non è un modo per dire ai professionisti guardate che il governo, cioè non è no, però è una cosa che non dico ai professionisti, che dico a noi utenti del Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo essere consapevoli di questo, perché altrimenti rischiamo di innescare delle reazioni, no? In un periodo in cui a risorse limitate, a risorse che speriamo in futuro aumentino, che personalmente ritengo che ecco, abbiano già avuto la riduzione e c'è quel problema poi dei ticket che ho detto, però in questo momento se non avvertiamo tutto questo, probabilmente il rapporto tra me, ognuno di noi e il Servizio Sanitario Nazionale diventa un rapporto non corretto, mentre invece perché possiamo vincere questa sfida che non è semplice, ci deve essere un rapporto corretto. Grazie ancora per questa serata, per me davvero interessante. Grazie al Ministro, passo un attimo la parola a Nino Boetti che vuole dire due cose. È solo per chiedere scusa alle persone che abbiamo invitato per una riflessione con il Ministro, a Santanera, al CIPES, ai rappresentanti delle professioni sanitarie, gli psicologi, non è stato possibile perché il Ministro deve andare via. Vi ringraziamo comunque, è stata una serata, noi crediamo, positiva, con un confronto serio e concreto su quello che è una delle cose certamente più importanti per i nostri cittadini, il diritto alla salute. Buonanotte a tutti.